Tra poco sarà trascorso un anno dall'uscita del libro Il futuro della libertà, il manifesto in cui Gianfranco Fini aveva di fatto annunciato il suo distacco dal berlusconismo. Tutto quello che è accaduto dopo, compresa la clamorosa sfida con il Premier in diretta televisiva durante la direzione nazionale del 22 aprile scorso, è la conseguenza di un dissenso politico che quel libro aveva reso esplicito. In quel testo, che persino nel titolo anticipava il nome di un gruppo parlamentare che si sarebbe poi chiamato appunto Futuro e Libertà, Fini aveva spiegato in cosa sarebbe stata diversa la sua destra. Sarebbe stata una destra che guardava alla Costituzione come al perimetro della casa comune degli italiani e che mai l'avrebbe cambiata a colpi di maggioranza. Una destra insofferente verso il dogmatismo, compreso quello religioso, favorevole al diritto degli uomini e delle donne all'autodeterminazione in campo bioetico, favorevole alla procreazione assistita, favorevole a un'idea di nazione e di cittadinanza in grado di comprendere anche gli immigrati. Una destra che contrappone la società del rischio alla società della paura, lo spirito pubblico al particolarismo, la coesione nazionale alla divisione. Quando il libro uscì un anno fa, alcuni recensori scrissero che queste idee avevano il difetto di non essere accompagnate da una concreta azione politica. Si dovrà ammettere che, comunque vada a finire domani, adesso il difetto è stato eliminato.